Mister, se vogliamo un pareggio che forse fa più male della sconfitta di Sanremo. Sì, assolutamente. C'è anche poco da dire, sinceramente. È inutile, cosa ci dobbiamo dire? Che non si può prendere un gol soppiazzato al 93esimo con una partita condotta che non hai chiuso. Cioè, abbiamo visto, dai, non dobbiamo né nasconderci dietro un dito, né per quanto possibile fare drammi, perché in questo momento è chiaro che il morale è come se avessimo perso 4-0, sinceramente. Riuscire a ripartire anche questa sembra retorica, però è così. Insomma, ripartire dal buono che c'è stato, che mi sembra che ci sia stato, e poi capire che quando si ha fame di obiettivi, bisogna tenere alta la tensione fino a dopo il fischio dell'arbitro, neanche fino ai tre fischi finali, fino a dopo. Niente, insomma, non saprei cosa aggiungere, sinceramente. Analizzando un po' la partita, forse un primo tempo un po' opaco, diciamo, invece una ripresa decisamente buona. Secondo me, primo tempo comunque abbiamo prodotto situazioni, abbiamo prodotto anche conclusioni, perché comunque mi sembra che abbiamo calciato, se non sbaglio, 7 volte verso la porta nel primo tempo, e magari meno occasioni nitide, per carità, però la mole di gioco non è stata fine a se stessa, magari come a Sanremo in alcune situazioni invece. Ce lo siamo detti tutti, potevamo finalizzare meglio. È stata anche una ripresa sicuramente, come avete detto, ma mi sembrava anche da squadra matura, nel senso che comunque sia nella ripresa, oltre ad aver avuto la partita in mano, ad averla ribaltata, ad aver avuto altre occasioni, ma il dato più significativo è che fino a quel cavolo di calcio d'angolo non c'era stato niente dall'altra parte. Quindi sembrava una gestione di una squadra consapevole, matura, e poi purtroppo il finale ha rovinato tutto. Ma anche nel primo tempo, Insomma, è stato sul primo gol. un errore di valutazione che penso che sia chiaro, ma assolutamente ci stava, ci sta, diciamo così, prendiamo la parte buona, c'è anche un bel coraggio nel fare un gesto del genere a quel minuto su una palla che magari non tutti avrebbero battezzato da poter uscire. È chiaro che insomma, è una situazione che si è venuta a creare, però poi dopo, ragazzi, dai, prendiamo gol da uno che colpisce a 2 metri dalla porta, Esatto, sì, che forse era da solo senza nessun sul giocatore piazzato milanese al vicino. 93esimo, non esiste. Stavo dicendo che piuttosto prendo rosso, espulsione, rigore, perché lo tiro giù. Cioè, paradossalmente, ecco, piuttosto che così.